Ciao ragazzi, oggi vi mostro un setup fantastico che consente di trasformare un semplice tarp in un rifugio bello solido dove passare la notte. Lo vedete alle mie spalle, si chiama freestanding o self-standing. In pratica il tarp è sorretto da un treppiede che si ottiene assemblando pali di varie lunghezze. Il grande vantaggio di questo setup è che, non essendo vincolati agli alberi, potete posizionare o spostare il vostro treppiede e quindi l'intero rifugio dove volete. Un altro grande vantaggio è indubbiamente quello della solidità garantita, anche questa sempre dal treppiede. Colgo l'occasione, ragazzi, per informarvi che è uscito il secondo video sul mio nuovo canale e che in quel video mi vedrete utilizzare proprio questo setup. Potete raggiungere il mio nuovo canale cliccando sul primo link che trovate in descrizione. Io, come al solito, vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella in modo che possiate essere subito informati all'uscita di ogni nuova pubblicazione. Bene, vediamo ora nel dettaglio come si realizza questo setup. Quello che serve è un tarp di forma quadrata e tre pali per costruire il treppiede. Due di questi pali devono avere una lunghezza pari alla misura del lato del vostro tarp, mentre il terzo palo deve avere una lunghezza doppia. Quindi, ad esempio, se io ho un tarp che misura 3 metri per 3 metri, mi serviranno due pali da 3 metri e un palo da 6 metri. So che non è facile trovare tre rami di queste lunghezze che siano dritti e soprattutto che siano ancora robusti e non marci, e questo è un po' il punto debole di un setup freestanding. Io sono stato fortunato, ho trovato tre alberelli che erano già a terra, ancora abbastanza robusti, che sono diventati tre pali perfetti per assemblare il mio treppiede. Adesso vi faccio vedere la legatura che ho utilizzato. Ve lo faccio vedere miniaturizzato così magari è un po' più chiaro. Questo qui è il mio palo da 6 metri e questi due sono i miei pali da 3 metri. Si comincia fissando il cordino a uno dei tre pali con un nodo paletto e poi si procede in questo modo qua. Sopra, sotto, sopra, sotto, in maniera alternata. Non occorre che la legatura sia strettissima, la cosa importante è che tutti quanti i passaggi siano ben attaccati, quindi non così ma così. Ok, a questo punto strozzatura, semplicemente si gira intorno così un po' di volte. Poi si passa a quest'altra giunzione, si gira intorno, una volta terminato il treppiede non resta che agganciare il tarp. Si può mettere in due modi, sia sopra a coprire, e questa è la configurazione che garantisce il massimo della solidità, perché il tarp è letteralmente sostenuto dal palo centrale, altrimenti si può mettere sotto e va bene lo stesso. Io lo metterò sotto perché è una configurazione che mi piace di più. I punti di ancoraggio a terra sono tre e questo è un altro vantaggio, si risparmia sui picchetti.
Se avete notato, ho attaccato lo spigolo superiore del tarp prima di alzare il treppiede, questo per poterlo fare in maniera più agevole, dato che, come vedete, il setup è molto alto. Qui dietro, volendo, si può assicurare anche questo punto al palo centrale se si vuole una maggiore sicurezza, così come si possono aggiungere ulteriori picchetti sui lati. Eccoci qua, un setup veramente bello, solido, spazioso, con un fuoco acceso davanti che cattura un sacco di calore. Secondo me è un'opzione molto valida da avere nel proprio bagaglio di conoscenze. Andatevi a vedere il video sul nuovo canale dove utilizzo questo setup per uno dei miei pernottamenti, magari ve lo lascio qui in schermata finale. Vi ringrazio per avermi seguito, non dimenticate di iscrivervi al nuovo canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!